Benvenuti nella battaglia finale che deciderà la salvezza di niente. L'universo già è salvo. Comunque, battaglia contro la Supernova, la squadra del re Arculus, che tra le altre cose ci vuole dare in sposa Roleia. A tutti, se volete Roleia, quindi tutti quanti la vogliamo. Se volete Roleia dovrete battere prima la mia squadra, la Supernova. Bene, vediamo se siete pronti. Penso di sì, penso di farcela. La mia squadra ovviamente è quella che ha vinto il campionato del Gran Celesta Galaxy. Livello 70 la Supernova, io 75, sono più forte. Non si può dire che non abbia, insomma, allenato i miei pupilli. Oh, vediamo un po' qua gli amichetti belli. Arculus, quanto tiro c'hai? Impulso orbitale, e arco psichico, bello. Questo pure è forte, oh, Wayu. Wayu, Arco psichico, Danish, un danese. Ascensione fatale, Muran. Roby. Ok, ma sono tutti quanti animali? Salpara. Mitora Jeshu, che nomi sono? Ashubina Barani. Ah, lei è forte! Sacrificio di respinta. Ah, ok. Andiamo. Vediamo di perdere. Tanto il destino è quello. No, dai, vinco, ce la faccio. Spero di farcela. Passiamola a Zac qua. Bello, Zac. Oh, in alto subito per Victor. Che attira lo spirito. Non ce la faccio. Mi sono perso il mouse. Vogliamo un po' Pegaso alato qua. Magin? No, questo è Pegaso, il cavallo alato magico. Abbattilo. E loro con la portiera. Brava portier. Un Hydra, bellissimo, lo voglio anch'io. Ne evocano un altro. Allora evocherò quello di Zac. No, che evoco Zac, cavolo, non che so scemo. Vai col lupo. Ah, ok, lui c'è il mostro spaziale. E io ho il lupo terrestre. E via. Si arruffa il pelo. No, ma sono fortissimi quelli passati. Che cacchio, te li sta fermo, amico mio. Oh, Victor, sei da solo, Victor, sei da solo, Victor, sei da solo, Victor! Sei da solo, Victor! Abilità totem! Qualcosa ho preso, stordimento! Ok, non mi interessa lo stordimento, volevo il tiro più forte, ma è impossibile fare tiro. Fare gli valori, 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 valori! Valore, 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 valore! Mi fa ridere che sia stato Victor quello che è stato preso come sacrificio. Fa ridere perché è lui che ha tirato. Come se dice: no, devo bloccare il mio stesso tiro! Le comiche proprio, eh. Facciamo le comiche, eh? Inazuma? Ora evochiamo il falco pellegrino di Falco perché serve. Il falco pellegrino serve ad arrivare in porta. A parte che è super. Oddio santissimo, che paura. Ne ho abbastanza per il tiro. Ora, a parte Falco che è tipo straveloce. Ma quelli corrono. C'hanno il fuoco alle calcagna praticamente. Il diavolo! Ah, ok, stordimento livello. Prima era livello. Annullato lo stordimento! Bellissimo! Ok, allora. Gol, 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 gol. Ah, para col totem! E che. Ma dai! Ma insomma! Ma così non arriviamo mai alla fine! Avanti all'infinito! No! No, no, no! No! Che dispiacere! Che dispiacere! Per favore, non fate sti. Quanto li odio quelli che giocano così! Le squadre che giocano così sono odiose! Ovvero tutte quante quelle a livello 99. Per questo non vedevo l'ora che finissero le partite a livello 99. Odiosi proprio giocare così, odiosi fino all'osso. E che cazzo. Mannaggia, ma mi potesse prendere una cacarella. Fatto beh! Una cacarella mi deve prendere proprio. Trina, tutta tua. Trina!
No. E beh, con chi se no? Con chi? Se non lui. Ma cos'è un tornado? Oh! Beh, va, ma gli stavo davanti, gli stavo! Mannaggia, guarda, ti sto davanti! Se ti sto davanti? A lei. Ah, il sacrificio ho fatto lei! Beh, non dovrei consu... Allora, facciamo a capirci, facciamo a capirci. Facciamo a capirci, allora. Tatina! Ci siamo capiti, allora, ci siamo capiti. Questo è umiliante. Fin troppo facile. Ho vinto. È fatta, ho vinto. Basta, basta. Che poi paradossalmente è più difficile questa che non quella con gli Space Rangers. No, Marco psichico, no. Una freccia. Buono, buono. Ora, se non tornano più in... Non so cos'è successo. Io abito talmente abito... Pensavo di stare... Che ci fosse qualcuno davanti, ma non c'era nessuno. Vabbè, fallimento, oramai è quello, è chiaro, come il mio canale. E... Però, pensavo ci fosse qualcuno, invece no. Dico, se bunker sfissiante ha funzionato è meglio. Così almeno evitiamo di prendere gol... Potenziali gol. Me lo sentivo che non andava a buon fine. Non so perché, ma me lo sentivo. Difesa potente. Beh, che gli vuoi dire? Proprio vero. Contate un po' troppo sul vostro capitano, voglio dire. Lapsus. Sul vostro re. Fallo! Almeno ti fermi. Tocca a Falcor al best boy. Tira. No. Best boy che combini. Tiro livello. Ah, 100 punti in più. Vabbè. Estordimento, sta prendendo in saccoccia. Fammi un bel 1250. 1233. Dato che gli stiamo davanti, non perdiamo mo. A 1200, ok. Mi fa 1210 lei. Oh, vabbè, avrebbe vinto comunque, dai, seppur di. Cioè, io ho tirato, E la palla era anche partita. La palla era anche partita! Io non lo so come cacchio è possibile! Non montatevi la testa, ma vai a casa, vai a lavare due piatti, va! Chiunque tu sia. Cioè, la palla era partita! Si è anche visto! Stava spostando la visuale! Va, io non... Non ce la posso fare. Non più, no, ormai non più, non più, ormai... Per fortuna è finito. Purtroppo non ho finito con i Inazuma Eleven. Cioè, oddio, gli altri Inazuma Eleven, bene o male, sono quasi... Sono accettabili. Non accadono spesso ste puttanate. Qua accadono molto più spesso di quanto non dovrebbero. Arion! Ci facciamo una bella corsetta. Così, ecco. Verso la porta? Oh, guarda qua, mo. Guarda qua che ti combino. 1020, che schifo. Prima 1020 senza falli col fallimento e mo 1020 con la potenza superiore. Che è? Oh, allora! Ma come? Beh, è cattivo.
Cattivo, fallo, eh. L'ha colpito con le mani, ha dato un pugno. Pugno, il pugno di vento. Ah, sto arco. È una freccia, non è un arco! Ah, ho capito, perché l'arco è non si vede, è fatto con la mente. Gli dà forma con la mente. Bravo, bravo. Ecco perché la traduzione fa un po' schifo, ma ok. Che poi, non so, arco psichico non ricordo se è mai stata introdotta in qualche altro in Azume Eleven. Ma se è stata introdotta in altri in Azume Eleven, la colpa del nome è da ricercarsi in quelli di level 5, che sono loro che danno i nomi alle tecniche oltre che ai personaggi nella localizzazione, eh. Lo fanno con Yo-Kai Watch, lo fanno anche Pokémon usano i localizzatori giapponesi. È un lavoro congiunto. Purtroppo non sempre il risultato è buono. E non posso neanche dire quale Pokémon perché sennò YouTube mi detecta quella parola come ingiuriosa verso un certo gruppo di persone. Il Pokémon sarcofago. E se infatti se lo vai a scambiare nella GTS, non te lo prende. Non so poi se hanno aggiornato nelle nuove versioni di Pokémon, ma nella quinta gen non te lo prendeva. Infatti ci fu un po' di meme, ci furono quando i meme ancora erano molto acerbi e non c'era il vero concetto di meme. C'era sta cosa che Pokémon sarcofago non si poteva scambiare sulla GTS. Pensa un po'. Ah, cioè loro fanno le cose e poi se le annullano da soli. Allora, no, troppo lontano. Oddio, un bel Duck Tornado, però no, vai. Fallimento! Sì, devi fallire! Bisogna fare un 2 gol, 2-0, dai! No, usa il totem, ha fatto l'animazione qua. Giannizzera. Buona. Tata, stai buona, eh. Chi te le manda a dire, eh? Ci vengo di persona, ci vengo. Oh, in quattro, dai. Uno. Siamo fortissimi in difesa. Altro che Italia. Il problema è che fa non facciamo gol come l'Italia. Dai, l'ultimo chicco, l'ultimo chicco! Vai, tiro livello 2! Potenza massima, Victor! Mostra il lupo! Affamato! Dai! 1004! È affamatissimo! Distruggete il pugno! Poa, yeah! E gol! È fatta, è vinta! Un bel 2-0. Questo è umiliante! Fin troppo facile, è una trava, è uguale. Perché sempre Victor ha fatto gol. Dice se si era imbambita. Non funziona più bene il programma. Lei è robot, lei, eh. Il fatto che i in Inazuma Eleven debbano per forza esserci le donne nelle squadre di calcio è un po' inverosimile. Però, no, perché stavo pensando al fatto che loro fossero dei guerrieri, dei soldati. E non credo che nei soldati, per tutti i motivi che abbiamo visto poi nella storia dello scorso di 2 episodi fa, quello finale. Quello finale e quello prima, tutto quanto il racconto degli 11 guerrieri sopravvissuti, risvegliatisi dal sonno, della guerra, delle morti. È andata così comunque. Sono contento di avergli fatto almeno 2 gol, dato che faccio schifo a giocare. Ancora il risultato. Ben fatto! È proprio quello che mi aspettavo da te, Victor. Sono sicuro di poterti affidare il futuro di Fala Morbius. Però questo non è abbastanza per Oleia. Ma perché? La prossima volta che ci incontreremo, vi sfiderò al massimo delle mie forze. Arrivederci, allora. Non importa se tu la vuoi sposare o meno. Lui è un padre complicato. Arculus, mi chiedo se giocheremo ancora insieme. No. Lei è bambina, non ce lo sapevo. Però è giocabile a quanto pare.
Lei voglio lei come portiere. Qui finisce Inazuma Eleven Go Galaxy Supernova. La prossima settimana porterò almeno un video su Inazuma Eleven, video sulla beta di Inazuma Eleven Origins. Hanno aggiunto altri 3 capitoli, ci sono 6 capitoli in totale, nuove mosse, nuovi attacchi, gli stessi di sempre però modificati, rivisti. Insomma, lo giocherò tutto quanto in un video solo. Salterò ovviamente tutte quante le porcate che non serve ogni volta di Inazuma Eleven a stare a rivedere e ci farò un video sopra. Detto questo, vi ringrazio per aver seguito la serie, per averla supportata in qualsiasi modo possibile, con le visual, i commenti e quant'altro. Ovviamente vi ricordo in descrizione che trovate i link sempre a Instagram e Telegram, e se ancora non siete iscritti fatemi il santo piacere di iscrivervi, ve ne prego, se no piango. E ci vediamo ovviamente domani con un nuovo video. Bye bye.